Buonasera a tutti e benvenuti. Ringraziamo intanto la banda musicale Città di Pace del Mera che ci ha accolto con queste note festive e diamo l'avvio a questa serata evento fortemente voluta dal Comune di Pace del Mera, dell'amministrazione che ringraziamo per l'ospitalità, e organizzata con il supporto davvero di tante persone. Penso ai ragazzi del servizio civile, e penso alla squadra che ha supportato l'amministrazione comunale e soprattutto fortemente voluta anche da Francesco Vinnici, che preferisce stare dietro le quinte ma che ha partecipato attivamente a questo momento di incontro, ma soprattutto di omaggio, io direi di tutta la Valle del Mela, al maestro Lorenzo Vinnici, e a lui va subito il nostro applauso. Di riconoscenza, perché Lorenzo Vinnici è una delle eccellenze di questa terra, figlio illustre di questi luoghi, e ha scelto Pace del Mera come sua città d'adozione, come luogo appunto di elezione in cui vivere e in cui dare voce alla sua arte attraverso diversi linguaggi. Stasera infatti inauguriamo la mostra personale a lui dedicata, che include non soltanto le idee che lo hanno reso celebre e riconoscibile, ma anche i piatti che vedete esposti alle pareti e i presepi, che sono un'altra delle declinazioni della sua arte. Siamo qui stasera però anche per presentare un libro che è stato scritto dal professore Diego Celi, il quale, dismettendo i panni di chirurgo, con cui è diventato celebre nella sua disciplina, continua a utilizzare il bisturi, dico io scherzosamente, in maniera metaforica per dissezionare la società e le sue reti di relazioni. In particolare nel libro che appunto presenteremo stasera insieme all'autore e insieme agli altri ospiti qui presenti, Diego Celi affronta il rapporto per antonomasia, quello tra padre e figlio, raccontando la vicenda umana e artistica di Lorenzo Vinnici, e attraverso il confronto con alcune delle figure fondamentali nella sua storia. Parlo chiaramente del figlio Francesco e della moglie Nima. E questo è un libro molto particolare e stasera insieme all'autore cercheremo di capire perché, da che cosa nasce il suo racconto e come in qualche modo viene fuori la figura di Lorenzo in rapporto alle altre figure fondamentali della sua vita. E però prima di dare avvio a questa serata, alla quale sarà presente anche qui alla mia destra Pierangelo Giambra, l'editore che ha deciso di scommettere su questa pubblicazione, e diamo subito la parola al sindaco Mario Lomalfa per i saluti istituzionali, appunto ringraziandolo per aver messo a disposizione questo luogo davvero speciale, il palazzo storico della Valle del Mela, e soprattutto ringraziandolo per l'impegno con cui ha voluto costruire questo evento, ricordando che la mostra sarà visitabile sino all'8 gennaio. A lei, sindaco. Grazie per l'introduzione. Io partirei subito con una battuta. Io so che lei è amante proprio dell'improvvisazione, maestro, e quindi le dico che tutta questa gente non c'era neanche al mio matrimonio, se anche quindi le faccio i complimenti, perché per lei sono venute tantissime persone. Io sono onorato di averla qui alla mia destra, il mio vuole essere solo un intervento di benvenuto, mi riservo di intervenire alla fine perché ho un omaggio per il maestro, quindi buona continuazione e ancora complimenti a tutti. Adesso invece darei la parola a Pierangelo Giambra, che appunto ha pubblicato questo secondo racconto, romanzo, questo pamphlet, come ama definirlo l'autore, di Diego Celi. È un libro molto particolare, Pierangelo, appunto, su cui tu hai deciso di scommettere, e che tra l'altro, lo ricordiamo, ha due caratteristiche molto importanti. Intanto un'introduzione che non è stata affidata
ha un autore a caso, bensì a José Juan Roitalí, che è figlio d'arte evidentemente, e poi ha anche una traduzione in inglese che farà sì che appunto il libro possa circolare anche al di fuori dei confini nazionali. Inoltre è un libro che attraverso l'ausilio delle immagini, perché sono presenti molte riproduzioni delle opere del maestro, cerca di mettere insieme tutto, parole e visioni proprio per raccontare il suo mondo interiore. Quindi Pierangelo, direi che già solo per queste poche cose che abbiamo detto è davvero un libro molto particolare, no? Una storia tutta da scoprire, che invita il lettore ad un gioco, ad una sfida. Intanto potresti utilizzare questo, anche se in realtà forse se ci sentite lo stesso ne faremo meno. Intanto io volevo ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per questo, veramente questo, come ci hanno accolto addirittura quella banda. Una cosa che mi ha preoccupato. Ma Pierangelo non si sente. Noi preferiamo sempre una modalità un po' più informale, però effettivamente il microfono serve per raggiungere anche tutte le persone che sono tante. Sentite? Sì. Allora, intanto ripeto, così, per fortuna, avete avuto dei complimenti da parte mia. Vi complimento con il sindaco e con l'amministrazione per questo benvenuto che ci avete riservato. Però non è vero che solo questa sera Pace del Mela è vicino all'avventura. Non lo posso dire, almeno io, perché negli ultimi mesi, anche con l'associazione Teatro del Mela, Pace è stata protagonista nella cultura, anche grazie a Giusy, la voglio ringraziare, che è qui presente con la sua forza veramente di portare i giovani ad avvicinarsi alla lettura, che, e però i risultati si cominciano a vedere. Sì, il libro è interessantissimo, hai detto già quasi tutto tu. Mi è rimasto poco, anche perché se parlo poi Diego, già con la musica mi ha invitato a ballare, perché avevo toccato la gamba, ho detto ora. Che possiamo dire in più sul libro? Che ci sono 15 opere del maestro Chinnici, la famiglia Chinnici l'ho conosciuta da poco tempo, però sono imparato a conoscerla in questo breve tempo e ho imparato anche ad amarla. Piano piano mi è stato presentato questo lavoro fatto da Diego, non mi stanco di dirlo che me l'ha letto direttamente lui in un posto bellissimo, al ristorante dove eravamo, eravamo in un bar, ecco. Però sì, ecco, mi sono salvato con un caffè, comunque, al centro commerciale in pratica. Mi ha letto tutto il libro, mi ha fregato, mi ha detto te lo porto, poi te lo leggi con calma, invece mi ha fatto stare un'ora e mezza leggendomelo tutto. Però posso dire che sono stato fortunato, perché ho conosciuto veramente una persona di grande cultura, e lo posso dire ben forte questo. E la cultura di questo chirurgo lo si può evincere già dalle prime pagine, quando fa sfoggio di letteratura classica, letteratura moderna, e basta, non ti dico più nulla, se no poi non ti basta più una cena questa sera. Grazie. Pierangelo, anche per aver ricordato questo aspetto che poi è tipico della scrittura di Diego Celi, cioè la ricchezza di citazioni che non sono soltanto uno sfoggio erudito, no, del suo sapere, però in realtà gli servono a costruire un discorso che da concreto, reale, proprio perché parte dal rapporto vero tra padre e figlio che ha potuto analizzare negli anni d'amicizia con la famiglia Chinnici, poi diventa assolutamente simbolico. Per esempio questi riferimenti spaziano da Shakespeare a Lacan, che in qualche modo è il nome tutelare molto amato dal nostro Diego Celi, e includono Goldoni, la commedia dell'arte, quindi già abbiamo citato riferimenti filosofici, teatrali. Come abbiamo già avuto modo di dire nel corso della prima presentazione, perché dovete sapere che ormai siamo in tour
comporre con questo libro. Non scherzo, perché la prima presentazione l'abbiamo fatta il 14 dicembre in un altro scenario, bello quasi quanto questo, a un palazzo del Toscano. Non ti ricordi, così. No, è vero, l'ho detto anche prima durante l'intervista, che avrete modo di vedere, lo ricordiamo, con Liceo Web TV, che sta praticamente filmando tutto. E, dico, in quella occasione ho avuto modo di dire che uno dei riferimenti letterari più forti, e su questo lascio davvero la parola all'autore, è all'Odissea. E l'Odissea che cos'è? È il romanzo del ritorno per eccellenza verso Itaca, una terra che per Ulisse in qualche modo significa ritorno a casa, mentre per Telemaco è viaggio verso qualcosa che ancora non si è raggiunto. E proprio questo paradigma dell'Odissea viene utilizzato da Diego Celi per far indossare a Lorenzo i panni di novello Ulisse, che poi l'autore ci dice uomo dal multiforme ingegno, proprio nelle primissime battute d'apertura del poema. E d'altra parte invece i panni di Telemaco, dominato dalle passioni, dall'inquietudine, dalle emozioni, viene invece perfettamente incarnata dal figlio Francesco. In mezzo a queste due figure, che sono anche portatrici di istanze, valori, modi di riferimento diversi, c'è una terza figura fondamentale, che è quella di Mimma, ritratta appunto come la Penelope che in qualche modo media, no, tra questi due altri eroi dell'Odissea di casa Chinnici. E senza dimenticare che poi ci sono altre figure importanti, cito e lo vedo qui presente ad esempio il picaresco Michele, che da persona in carne e ossa diventa personaggio tra le pagine di Diego Celi. E poi non posso non citare un altro personaggio, in questo caso simbolico, che è molto presente, che è il paesaggio. Intanto il paesaggio siciliano, che è fortemente presente nelle opere del maestro. Qui appunto ne abbiamo un assaggio, perché sono presenti soltanto alcune, ovviamente, delle opere selezionate nella vastissima produzione del maestro. Però è anche un paesaggio interiore che appunto Diego Celi cerca di scandalizzare. E l'altra volta, per dare avvio alla discussione che qui proseguiamo, abbiamo scelto una serie di parole che potevano definire questo racconto. E una di queste parole è desiderio. Desiderio, che fa parte dell'universo lacaniano, appunto uno dei riferimenti di Diego Celi, è una delle tre parole chiave con cui Diego Celi ci introduce alla scoperta del mondo simbolico e del mondo concreto, materiale, fatto di colori, di figure, di immagini di Francesco Chinnici. Quindi su questa suggestione gli lascio subito la parola. Al punto tale, sentendomi parlare, da partorire questa sera davanti a tutti noi. Però sarebbe un bel fuori programma. Buon pomeriggio, mi permettano prima di esporre il contenuto del libro, ringraziare tutti voi per la vostra presenza, complimentarmi con la professoressa Katia Trifirò per la sua disponibilità e per l'eloquio fluente che ha dimostrato questa sera, perché avendo presentato altre volte i miei libri sto notando che diventa sempre più bravo. È la sua vicinanza, grazie. Sicuramente agli organizzatori un grazie, all'editore Giambra che dovrebbe ringraziare me e non io lui, ma soprattutto a lei signor Sindaco per questo sito molto bello che non è come il Palazzo del Toscano, però è molto bello, no, bisogna dire la verità. De nuevo buenas tardes a José Dalí, buon pomeriggio ancora. Ho voluto dirlo in spagnolo perché è spagnolo e anche perché sono onorato non solo dalla presentazione che lui ha voluto fare a questo breve testo, ma sono onorato per il fatto che questo testo è esposto a Figueras in Catalogna
nel Museo del Fiume. Ora, per quanto chi vi parla non ha mai indossato il saio francescano, questo mi sembra troppo. Stelle nascoste non è uno scritto che parla di arte, anche perché chi l'ha scritto non ha queste competenze, ne ho altre. E soprattutto tanti altri hanno scritto su Lorenzo Pinniccio. D'altronde, i riconoscimenti avuti in Italia e all'estero lo hanno consacrato maestro. E allora di che parla questo pamphlet? E poi spiegherò perché ho voluto dare questa denominazione al testo. Mette a nudo l'animo, alcuni aspetti di Lorenzo Chinnici. Soprattutto io analizzo una terra di mezzo dove fantasma sacrificale, desiderio e disagio sono gli attori protagonisti. Ma fantasma sacrificale, desiderio e disagio sono i fantasmi, sono gli attori protagonisti di ognuno di noi. Io ho avuto la possibilità di poter scrivere tutto questo in quanto ritengo che i tre personaggi, quindi che vengono descritti, il maestro, la moglie e il figlio, rappresentano in maniera inequivocabile ciò che significa fantasma sacrificale, ciò che significa desiderio e ciò che significa disagio. La passione per il sacrificio è soltanto umana. Solo gli uomini hanno sacrificato sull'altare animali ai loro dei. Non appartiene agli animali il sacrificio. L'uomo ipermorale è l'uomo che sacrifica il desiderio e lo subisce in virtù di un ipotetico sacrificio che è rappresentato dal fantasma sacrificato. Questa ipermoralità fa sì che la vita di un individuo possa essere condizionata in una maniera determinata. Ora la psicanalisi, ma soprattutto Cristo, invece dicono tutto il contrario, che non bisogna sobbarcarsi il fantasma sacrificale. Lorenzo Chinnici invece è l'espressione di tutto questo, in quanto in lui è stato tramandato il sacrificio che ha abbiurato il soddisfacimento facendo diventare il soddisfacimento un atto masochistico. Ma tutto ciò nasce anche dal vissuto, vissuto rappresentato dalla storia di Chinnici. Concepito resta solo ed è accudito dalla madre, dalla nonna, dalla vecchia nonna e dalla zia. Tutto questo sicuramente ha influenzato la vita del maestro, tant'è che le sue figure, le potete vedere, trasudano sacrificio, quasi che il sacrificio fosse il vero senso della vita. Certo, c'è un anelito verso la libertà, verso il desiderio, tuttavia queste figure michelangiolesche esprimono il senso del sacrificio, cioè del fantasma sacrificato. Per essere più chiaro, è come un amore malato, così tutti possiamo comprendere. In tutto questo si inserisce una figura che non rappresenta l'uomo ipermorale, cioè l'uomo assoggettato al fantasma sacrificale, ma l'uomo ipermoderno che invece vive del desiderio. Vivere del desiderio cosa significa? Significa non elaborare il lutto. Vivere del desiderio significa concepire la propria vocazione
come soddisfacimento della propria esistenza. Fantasma sacrificale, desiderio, padre e figlio, un conflitto che diviene disagio. Diviene disagio continuo, giornaliero, serale, notturno, costante, per qualunque cosa, per il cibo, per il quadro messo alla parete in un determinato modo, per l'assenza di sedie questa sera. Diverrà esclusivamente, diviene sempre un conflitto, ma dal conflitto al disagio il passo è molto breve. E questo crea delle situazioni che a volte diventano drammatiche, perché la lotta è continua, si esacerba in continuazione e fa perdere ciò che si dice la pace. Ma se questa diga rappresentata da padre e figlio non si è rivoltata, questo si deve ad una donna. Questa donna, che poi è l'unica di casa di Nishi, si chiama Mim, che è moglie e madre. È importante tutto questo, perché questa figura non ha rappresentato soltanto il ruolo di madre che la sacralità e la cultura conferiscono alla donna. Mim ha realizzato il proprio desiderio anche come moglie. Ecco perché su quest'incudine marito e figlio continuano a battere, e nonostante la saga Kinnichi sia una saga da rappresentazione cinematografica, ve lo posso assicurare, pur tuttavia la biga resta ferma e il maestro e il figlio può fare l'ambasciatore artistico del padre soltanto per l'esistenza di questa donna. Ma questa donna ha una cosa di fondamentale, non citerò questa sera, non siamo a Catania, Italiano, Bergati, di Roma, altra cosa. Questa donna è riuscita a comprendere che lo iato tra il bambino di sera e il bambino di giorno, cioè la raffigurazione fra fantasia e realtà, fra vita reale e sogno, fra il sonno senza sogno e il sonno con il sogno, grazie a tutto questo è riuscita a compendiare questo conflitto e non farlo diventare disagio. Perché si chiama pamphlet questo breve testo? Che cos'è il pamphlet? Dico, lo ripeto a me stesso e lo dico anche a voi. Il pamphlet è uno scritto letterario che è satirico, ironico e che dovrebbe essere come uno sberleffo per il potente, ma non è il caso del libro. Tuttavia l'ironia può nascere grazie ad un personaggio che io ho raffigurato. Questo personaggio si chiama Michele. Perché picaresco? Perché è epico, è avventuroso. In pratica, quindi, è la rappresentazione di ciò che lo scudiero del Cavalier Keiano nel Don Chisciotte ha rappresentato nel romanzo moderno della letteratura internazionale. È pacioso, è buono, è affidabile, è il nipote che la famiglia Chinnici non ha mai avuto. È l'amico di Francesco, ambedue. Questo libro doveva uscire 6 mesi prima, non è uscito 6 mesi prima, perché volevano che io raccontassi le storie epiche dei due, cioè di Michele e di Francesco. Io, poi potete leggere il libro, soltanto due storie, ma loro ne volevano altre, solo che chi scrive quello che vuole. Quindi, però, comprendere da queste due piccole storie che sono elencate e narrate nel libro, si può comprendere appunto qual è l'atteggiamento quasi avventuroso che il picaresco Michele ha
in questa tela. Può essere la cornice, può essere la fantasia, può essere l'avventura. Tutto ciò che di bello noi abbiamo nel cuore origina dal dolore. E in realtà Lorenzo Chinnici ha sofferto di depressione e a volte ricade in questa. Lorenzo Chinnici ha anche una maculopatia per cui non vede bene. Ecco allora come si rivolse al bambino addormentato. Io o te, disse. Io penso che Lorenzo Chinnici si rivolga alle sue tele allo stesso modo, soprattutto a queste tele nascoste. Grazie. Grazie al professore De Cucciari anche per aver raccontato davvero in pochi minuti una trama così complessa. Resta adesso al lettore il compito di raccogliere segnali, decodificare le tracce, in qualche modo interpretare i simboli, proprio perché, come emerge, non dovrete aspettarvi leggendo il libro una cronaca fedele di fatti, un resoconto arido, una biografia, perché non è questo il compito dell'autore, bensì una tela nascosta dove il compito del lettore è fondamentale per provare a riuscire la cornice in qualche modo. E adesso siamo davvero alle battute finali di questa presentazione ed entriamo nel vivo della festa, quindi è il momento di dare voce al maestro e successivamente anche al sindaco con l'omaggio che io ho un pensiero velocissimo sì. Per il professore così chiude lei. Perfetto. Io mi sono permesso di scrivere, maestro, perché non volevo dimenticare nulla. Sono poche battute, però ci tenevo ad essere preciso. Sente, sì. Allora, no, buonasera a tutti. Quando ho scelto di candidarmi a sindaco, fra i miei desideri c'era quello, per il mio paese e con il mio paese, di sfatare un mito, il mito del Nemo profeta in patria. Di nascita e di adozione, Pace del Mela vanta di varie figure importanti, di spicco, ma quella che mi è sempre stata vicina, la figura con cui ho trascorso i miei 3 anni dell'adolescenza, è quella del famoso professore Chinnici. Quanti ricordi, caro professore? Tanti, io ne ho tanti. Lei immagino di meno perché ne avrà visti in 32 anni, chissà quanti ne ha visti, ragazzi. Però io mi porto un gran bel ricordo di lei. Signor sindaco, sì. Alzi le mani perché se si rompe noi non lo paghiamo. Ragione, io faccio così, lo prendo spunto da lei. Non lo paghiamo. Abbiamo finito tutti i soldi. No, ancora li abbiamo, Abbiamo così il 2019. Averla qui oggi è per me un grande onore, è un onore per tutto il paese di Pace del Mela. Immagino anche per altri paesi, perché vedo un sacco di persone da fuori, tante persone che io conosco, anche nei paesi limitrofi, ma immagino pure persone che sono vedute da più lontano. Quando ho pensato a questa mostra, ho deciso di affidare ai giovani l'organizzazione dell'evento. Innanzitutto per avvicinare questi ragazzi al mondo dell'arte, mondo che per loro, ultimamente purtroppo, è in parte sconosciuto. Lanciando così un altro messaggio, un messaggio di speranza per queste generazioni future che vivono in questa terra martoriata dall'inquinamento. Ecco, vorrei che Pace del Mela oggi venisse ricordata per altro, venisse ricordata come culla d'arte, e non solo come un bacino di contaminazioni. Abbiamo ordini dall'alto, in particolar modo da suo figlio. Non dobbiamo dilungarci, quindi innanzitutto voglio ringraziare mia moglie che anche in questa occasione mi è stata vicina e mi aiuta, è per me un pilastro e quindi la ringrazio ufficialmente qui
davanti a tanti amici. Voglio ringraziare, come diceva prima la professoressa Trifilò, i ragazzi del servizio civile incommiabili, hanno lavorato per settimane su questo evento, hanno capito quanto ci tenevamo e quindi va a loro un altro ringraziamento. Ringrazio le attività di Pace del Mela che, quando sono state chiamate alla partecipazione, hanno detto subito presente, quindi un ringraziamento importante va anche a loro, sono loro che ci hanno donato questo il rinfresco che ci sarà fra pochi minuti. E ringrazio l'amico Francesco Minnici, è lui che ha curato tutto nei minimi dettagli. Ringrazio la relatrice, professoressa Caglio Pifino, ringrazio l'editore Pierangelo Giambra, a cui volevo precisare che forse mi sono spiegato male prima, forse mi sono espresso male, volevo dire che in quest'aula non c'è mai stata così tanta... Io ci tengo a dire che Pace del Mela è da un po' di tempo. Però è vero che a Pace del Mela ci sono stati eventi di cultura e ce ne saranno altri. In altre location, però qui veramente sono orgoglioso di dire che così tanta gente, ripeto, solo al mio matrimonio. E dico questo, sapete perché? Perché qua facciamo pure un'aula di consiglio comunale. Nei consigli comunali purtroppo arrivano 4-5 persone, quindi vabbè, è un motivo di orgoglio stasera vedere così tanta gente in questo palazzo, che è un palazzo storico per Pace del Mela. Ne approfitterei per fare una seduta di consiglio comunale. Ecco, magari però. Ringrazio l'editore per Angelo Giambra e ringrazio il dottore Celi. Complimenti pure per il suo intervento, è stato molto preciso, coinvolgente, ci ha ammaliati. Infine ringrazio lei maestro, ringrazio il maestro Ghinnici, a cui voglio donare, e ci tengo molto, un pensiero, un presente che mi hanno portato qui, quindi finisco subito. Grazie maestro per essere qui e per la sua dedizione all'arte. Lo facciamo vedere ora. Sì, va bene. Io vorrei concludere. Posso leggere questo pensiero, sì, maestro? Sì, sì. Allora, il sindaco vuole omaggiare di questo presente il maestro Ghinnici per averci onorato con la sua arte. Con la sua arte, che questa pigna sia di buon auspicio per una continua ispirazione. Io cercherò di essere sintetico. Mi sarete accorti che la sensazione che provo stasera è intensa, è immensa. Sono molto commosso. Intanto ringrazio tutti i presenti e gli organizzatori di questa splendida serata. Le sensazioni e i ricordi che mi affiorano alla mente sono tanti. Comunque, in primis voglio ringraziare l'editore, la professoressa accanto che mi ha presentato, e un grazie splendido di tutto cuore al mio grande amico, carissimo veramente, all'autore del libro, che è riuscito a penetrare nel mio intimo attraverso parole come pennellate per dipingere una tela nascosta. Sono veramente... contento nel vedere molti colleghi, perché in questo paese io ho lasciato il cuore. Infatti, tanto è che mi sono ritirato con la mia famiglia e non la contrario qua vicino. Dunque rivedo con molto piacere, come dicevo, colleghi, alunni che sono cresciuti come il sindaco, che io non riconoscevo più, perché sono passati quanti anni? Più di 30. Io ne ho 47, quindi. E poi un grazie fortissimo, lo devo dire con tutto il cuore,
a quelle persone che mi sono stati vicini nei momenti più brutti e più belli della mia vita. Al mio amore Linda, dell'emozione, io credo che questo sia il senso poi io non riesco a leggere, dico quello che sento al mondo. E questo è venuto fuori, ha condiviso con noi la sua emozione, i suoi ricordi e poi riallacciandoci a quello che diceva il sindaco, coltivare la memoria, promuovere l'arte significa anche questo, innamorarsi della bellezza, e stasera credo che abbiamo dato un segnale forte in questo senso. E adesso la festa prosegue, io so che abbiamo pochissimo tempo perché ci sono ancora altre sorprese che ci aspettano, chiacchiereremo con il maestro davanti ai quadri, e però prima di andare anche al buffet mi segnalano dalla regia, ringrazio anche io Manuela Spada perché è stata davvero perfetta nell'organizzazione, e poi ancora la parola al sindaco, sì, perché volevo chiedervi. Sì, prego. Mi sono dimenticato solo un ringraziamento importantissimo, ringrazio Anna Milicia che ha curato proprio nel dettaglio tutto, proprio incommiabile, grazie come sempre Anna. Il lavoro d'equipe, appunto coordinato dall'amministrazione comunale, qua Francesco, anche lui preferisce stare dietro le quinte, preferisce non intervenire, però è come si diceva poc'anzi, davvero l'ambasciatore dell'arte del padre nel mondo, quindi anche questo ruolo insomma lo rende importante per quanto riguarda la promozione di queste tele. Io vorrei chiedere se ci sono degli interventi da parte del pubblico, perché il maestro appunto resterà con noi, quindi ci sarà modo anche di chiacchierare davanti alle opere, però se qualcuno adesso volesse intervenire condividendo anche un ricordo, vista anche la carriera insomma da insegnante che Lorenzo Chinnici ha svolto in tutti questi anni e che per molti di voi poi è importante, perché ognuno di voi delle vesti di allievo ha sicuramente più di un ricordo legato al maestro. Ecco, io vi invito adesso a intervenire per condividere eventuali emozioni, pensieri o anche per fare qualche domanda all'autore se lo preferite. Ci sono interventi? Ciao. Buonasera, io sono la cugina. Sì, prego, prendi il microfono, così la sentiamo tutti. Sono Rita Martino, sono un'insegnante anche io, noi ci conosciamo. Sono qui stasera e devo dire, come già ho detto a lui tante volte, che sono orgogliosa di avere un cugino come Renzo. Mi commuovi sempre e mi emoziono. Te l'ho detto, l'emozione non ha voce, diciamo in grado. Ma oggi mi sento così emozionata, veramente, nonostante poi ci vediamo sempre, ci sentiamo. Devo dirvi che Renzo è un artista che è sempre stato, io lo sapevo, lo so, perché noi abbiamo insegnato insieme, ti ricordi? Ma prima di questo, noi insieme a mio padre, io mi riconosco in tutte queste tele che fa Renzo, ci siamo noi, c'è la sua famiglia, c'è mio padre, sua nonna, mia zia Annunziata, mia zia Felicia, sono tutti qua, li riconosco perché noi avevamo la bellissima abitudine, cioè i nostri genitori ci hanno fatto questo regalo sempre, da sempre, di portarci a Meli ogni domenica. Ogni domenica noi avevamo questa insieme a tutti, ai genitori, a noi figli, andavamo da mia zia Felicia. E lì incontravo mio cugino Renzo, piccolissimo come me, abbiamo la stessa età, che l'unica cosa che lui aveva sempre in mano erano le matite. Lui a 5 anni, a 6 anni, aveva in mano sempre le matite, disegnava sempre, quindi è una cosa innata in lui. Lui è nato con la matita in mano, quindi è col sogno, era un ragazzino... Grazie alla madre, certo, a mia zia Felicia. La madre, grazie alla madre che è stata una grande madre,
sappiamo bene, e quante sa, e lui è cresciuto con queste donne che lavoravano, guai a Gia Felice a parlare male di Renzo, sarebbe stato terribile per lei, ma chiunque di noi, e noi ogni volta dovevamo là, e io sono orgogliosa di dirvelo stasera, perché Renzo, innanzitutto, nonostante sia un artista vero, non si può dire niente di lui, dei quadri, si parla chiaro. Ecco, devo dire solo che non è sempre stato così, e poi non si è montata la testa per niente. Lui è una persona buona, generosa, sempre amico di tutti. Proprio volevo dirvi questo, che Renzo è una persona speciale. Grazie per la condivisione di questo ricordo. C'è qualcun altro che... Grazie a lei. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Anche Mary. Insomma, tanti amici, come un ripercorrere, sì. Tanti anni d'amicizia, l'affetto. Non mi posso parlare mal di me, guarda. Ecco, lei, per esempio. Buonasera, mi chiamo Maria Pesinetti, ciao Renzo. Non posso fare a meno di intervenire perché veramente è la stessa emozione che provo a Renzo nell'essere in questo salone, in questo palazzo. La provo anch'io. Io sono stata, ho avuto la fortuna di avere come collega, mentre insegnavo a Pace del Mela alla scuola media Marconi, ero la vicepresidente, e quindi ho avuto la fortuna di avere colleghi meravigliosi come Renzo. E abbiamo visto, abbiamo partecipato a tanti concorsi con i ragazzi, li abbiamo vinti tutti, perché veramente, ed era una gioia essere colleghi, volerci bene, rispettarci, eravamo insieme nella stessa classe, e perché io insegnavo lettere, lui faceva artistica insieme ad altri colleghi, ma veramente c'era una sintonia, un'armonia, vedo anche la signora di fronte che all'epoca è stata pure assessore al comune e sa benissimo che quello che dico è vero, e quindi veramente abbiamo vissuto anni di insegnamento, poi io sono andata a fare la preside, insomma ho avuto altre esperienze altrettanto belle, ma non mi sono mai dimenticata e la mia presenza qui lo testimonia del caro amico Renzo Chinnici e della sua meravigliosa opera. Grazie anche a Maria De Filetti. Siamo in attesa di sapere se qualcun altro ha il desiderio di condividere un ricordo di questi anni, un pensiero, un'emozione, altrimenti direi di salutarci per il momento. No, c'è una richiesta, la faccia lei. Io non ho visto Pino Pivitera in sala. Ah, c'è? E allora, se può venire. No. Sì, stiamo chiudendo, però il professore di Cosciano sta arrivando. Allora, nel frattempo vi do alcune informazioni di servizio, cioè il libro si può acquistare, abbiamo detto, è là, e la mostra, lo ricordiamo per chi poi volesse ritornare con altri amici, rimarrà aperta fino all'8 gennaio. Vabbè, niente, allora siamo costretti a questo punto a chiudere, e ringraziando ancora tutti e soprattutto il protagonista assoluto di questa sera, il maestro Lorenzo Chinnici. Buonasera a tutti.